Sì, Leonardo, noi ci troviamo proprio al seminario Sacro Cuore di Manfredonia, seminario minore. Esatto. E sono in compagnia del rettore e del vicerettore, Don Pasquale Paloscia e Don Giovanni Totaro. Tra l'altro Don Giovanni è da poco diventato sacerdote, quindi ancora auguri. Allora, chiedo Grazie. subito al rettore, perché la giornata che stiamo per vivere insieme, il 25 aprile, la giornata dedicata alla preghiera per le vocazioni, a che punto siamo in questo seminario? Perché fino a qualche tempo fa era molto affollato. Oggi contiamo di due ragazzi, di due presenze. Siamo una piccola famiglia. Questo numero piccolo ci permette, se da una parte un po' ci scoraggia, insomma, perché comunque sì, è normale questo, però dall'altra parte ci permette anche di vivere un clima più familiare, perché sai, quando si è in pochi si vive meglio la familiarità e anche la fratellanza e l'essere tutti fratelli di Gesù, insomma. Per cui questo numero cerchiamo sempre di farlo crescere, no? E stiamo lavorando su questo e speriamo che il Signore ci mandi tante vocazioni. Però è anche vero che questo numero così piccolino ci permette una relazione più diretta con i ragazzi, cosa che magari in passato faceva più difficoltà vivere questo, no? Noi siamo speranzosi, non molliamo assolutamente, perché il seminario è un punto fermo della nostra diocesi, esiste da tantissimi anni, per cui non vogliamo assolutamente che si arrivi alla chiusura. Anzi, vogliamo che questo luogo si riprenda e ritorni ad essere fertile e anche numeroso. Le difficoltà ci sono, ormai ci sono ovunque, quindi insomma queste giornate servono anche a questo, no? A riaccendere un po' la passione, il richiamo per la vocazione al sacerdozio. Io a Don Giovanni, visto che è da poco sacerdote, cosa è cambiato da quel giorno ad oggi? Beh, innanzitutto è cambiato anche un po' il mio modo di vivere, anche all'interno del seminario, perché comunque fino a 2 mesi fa ero, sì, comunque ero vicerettore, ero diacono, però anche non vivevo appieno il sacerdozio. Ecco, invece in questi 2 mesi comunque c'è tanta gioia, perché la gioia è aumentata, perché col sacerdozio la gioia è aumentata. E poi è cambiato dentro di me anche un po' più quella percezione che adesso è come se avessi anche una responsabilità in più, anche nel confronto dei ragazzi, ma anche in confronto di tutta la Chiesa, quindi anche il pregare di più per le vocazioni, specialmente noi che stiamo qui in seminario, preghiamo ancora di più per gli altri, quindi è cambiata dentro di me anche questa percezione che dobbiamo fare sempre di più. Hai raggiunto un po' più di consapevolezza, Sì. però qual è il segreto della gioia, visto che ne hai parlato? Beh, il segreto della gioia innanzitutto è la felicità, perché quando uno è felice può essere gioioso E e trasmetterlo. trasmetterlo agli altri, soprattutto questa gioia che è venuta nel sacerdozio, che innanzitutto non è venuta solo dal sacerdozio, ma questa gioia che viene dal Signore, e questa gioia che poi permette di vivere bene anche quei momenti molte volte di difficoltà. E come diceva anche Don Pasquale, siamo un piccolo numero, molte volte ci scoraggiamo, però questa gioia che viene dal Signore ci permette di vivere meglio anche questo tempo in cui stiamo oggi. Noi nel frattempo stiamo sentendo anche le campane, siamo sul tetto del seminario perché Don Pasquale e Don Giovanni ci hanno portato proprio qui, abbiamo una bellissima visuale, sotto praticamente di fronte c'è la cattedrale dove si festeggia anche con la messa crismale la festa, insomma la giornata per voi sacerdoti. Io vengo subito al motto di questa giornata, la santificazione è un cammino comunitario da fare a due, non a caso ce ne sono due qua, io approfitto col chiedere a Don Pasquale, il Papa indica San Giuseppe anche come figura, esempio da seguire, anche per voi sacerdoti. Sì, il motto di quest'anno è un motto che a me piace tanto, perché non ci può essere santificazione, non ci può essere santità da soli. In questo Papa Francesco ce lo dice sempre, tante volte, no? Ci richiama al fatto che la santità la si ottiene nel cammino e nella relazione con gli altri. Gesù stesso non è venuto ad annunciare il Vangelo da solo, ma si è ricoperto con lui di altri 12 apostoli, di tante altre persone che lo seguivano, anche di tante donne. Per cui è bello vedere che la santità si ha nel unire la mia vita con la vita dell'altro. E la mia particolarità con la particolarità dell'altro rivelano insieme qualcosa di Gesù, no? Per cui è bello che la santità sia qualcosa che va fatto in comunità. Non peraltro i preti non si fanno preti perché devono essere felici loro, non è una cosa egoistica, no? Ma è una scelta per la Chiesa, per il popolo, per tutti. Per cui è anche vero che noi diventiamo santi per santificare il popolo, ci facciamo santi per santificare la gente che sta intorno a noi. E
Per cui è bello che vedere che questa scelta che tu fai non è una scelta che in maniera egoistica vivi solo tu, ma che condividi con gli altri e che gli altri condividono con te. Questa è anche la ricchezza della nostra vocazione. Immagino quanta sia anche la vostra sofferenza in questo periodo in cui le relazioni non ci sono, le relazioni proprio fisiche, quindi a contatto con i giovani, con i ragazzi che voi stessi anche insomma guidate nel cammino in diversi, di diverse fasce d'età, in diversi movimenti. Come le affrontate queste difficoltà? Lo chiedo a tutte e due e lo metto al centro il microfono. Come le affrontiamo? Certo, è vero, e quest'anno, già dall'anno scorso ci stanno mancando queste relazioni, come dicevi, perché anche il seminario vive di relazioni. Noi eravamo abituati la domenica ad andare nelle parrocchie a incontrare altri ragazzi, oppure altri ragazzi venivano qui da stare con noi per vivere qualche giorno insieme, per cercare di capire anche qualcosina in più della loro vita. E tutto questo ci fa soffrire perché ci sentiamo in un certo senso anche impediti, ecco, in questi incontri con il Signore. Però nonostante questo comunque ci rendiamo conto che forse questa occasione ci sta dando più opportunità per vivere meglio quelle che verranno la prossima volta, che speriamo avvengano presto. Però so che, insomma, me lo dicevi mentre facevamo le scale, vi state organizzando e lo avete fatto da sempre, dal primo lockdown, in maniera digitale per raggiungere tutti, Don Pasquale. Sì, sì, Anna Maria, è l'unico modo che abbiamo, insomma, è quello di sentirsi con i ragazzi o telefonicamente oppure attraverso le varie piattaforme che sono in voga in questo momento su internet, perché è l'unico modo che abbiamo per poter incontrare i ragazzi, e non ti nascondo che lo stiamo facendo, e non ti nascondo che nonostante questo tempo, nonostante i limiti che viviamo dal punto di vista delle relazioni, il Signore non sta facendo mancare le sue vocazioni alla nostra Chiesa. Ci sono diversi ragazzi in discernimento in questo momento nella nostra diocesi, di cui due entreranno al maggiore proprio settembre. E grandi cose fa il Signore. Io vi restituisco un attimo la linea, ma perché ci sono due ragazzi seminaristi che ci devono raggiungere da questa parte, quindi tra poco saremo pronti. A te, Leonardo. Eh sì, siamo ritornati perché ci hanno raggiunti intanto Michele e Francesco. Francesco è qui accanto a me, Michele è di San Giovanni Rotondo, invece Francesco di Peschici. Questo è il posto centrale dove le vocazioni sbocciano con più chiarezza sicuramente. Io proprio questo voglio chiedere a loro due, che evidentemente sanno già quale strada prendere. Francesco, come sei stato chiamato? Cosa hai sentito? Beh, diciamo, la vocazione, la mia vocazione personalmente, è qualcosa che ho sempre avuto sin da bambino, come ho detto. Non è una chiamata vera e propria, diciamo, ma è qualcosa che senti dentro, che ti spinge oltre ad andare in chiesa e vivere la semplice vita da cristiano, diciamo, limitarti alla messa domenicale. Diciamo, la vocazione è proprio quella chiamata che ti spinge ad essere di più nella tua vita e a seguire ciò che il Signore ti chiede. Tu, Michele, invece hai avuto un sentore oppure c'è stato un sacerdote che ti ha guidato in questa scelta? Sicuramente ci sono stati vari sacerdoti nella mia vita che mi hanno accompagnato, qualcuno in modo più particolare, più da vicino, e man mano col crescere dell'età sono stati per me di stimolo, soprattutto per il loro esempio, ma anche perché mi aiutavano nel mio cammino personale. A che punto siete del percorso? Che anno è? Allora, il mio è il quarto anno del seminario minore, ovvero sto frequentando il quarto liceo del psicopedagogico delle scienze umane. Michele? Invece per me è il primo anno di seminario e lo scorso anno ho finito le scuole superiori e adesso sto qui per maturare, con l'aiuto dei sacerdoti che mi sono a fianco, questi segni che ho avuto già da qualche anno. Ecco, quindi un po' il cammino è un po' lungo ancora, siamo agli inizi. Intanto chiedo a Don Pasquale e a Don Giovanni di raggiungermi. Don Giovanni non è pratico, è passato davanti alla telecamera, vabbè, pazienza, vanno perdonati. Stanno facendo un duro lavoro qui, insomma, per cercare di capire, di far discernere anche questi giovani ragazzi che faranno una bella scelta, insomma. Don Pasquale, a te l'ultima riflessione sulle tre parole che Papa Francesco ha indicato sempre nel suo messaggio per questa giornata: sogno, servizio e fedeltà.
Bene, Maria, sicuramente sono tre cose fondamentali, che sicuramente con gli alti e bassi del cammino della vita, a volte ci sono più forti, a volte ci sono meno forti, però sono tre cose che non possono non esserci in un cammino vocazionale, no? Questo non vuol dire che non ci sono le difficoltà o che a volte il sogno sembra quasi che si stia affievolendo, no? Però è qualcosa che accompagna tutta la vita vocazionale di una persona, e uno raggiunge quello che sogna, sogna quello che raggiunge, no? Queste due cose tra di loro sono molto legate, e per fare questo c'è bisogno di tanta fedeltà. La fedeltà non può venire meno. Sì, a volte ci sono le cadute, a volte ci sono le incomprensioni, a volte ci sono le fatiche, però la fedeltà di fondo che ti accompagna non è una fedeltà di dire io ti rispetto sempre, sto sempre lì, no, è la fedeltà di chi dice nonostante le mie difficoltà, nonostante le mie fatiche, io rimango fedele a quello che porto nel cuore, no? Rimango fedele a quella mia scelta che sto assecondando e che sto vivendo giorno per giorno. Per cui alla fine questa è la vocazione, no? È cercare di capire cosa ho nel cuore e cercare di assecondare con fedeltà quella scelta che mi porto nel cuore, sapendo che nel cammino ci sono le cadute, le distrazioni, le fatiche, a volte anche dei ripensamenti che possono venire, no? Sono tutte cose normali, sono tutte cose normali di cui non bisogna spaventarsi. E io dico che bisogna avere soltanto il coraggio di seguire quello che il cuore ci indica, no? Senza stare a pensare ai giudizi della gente, a quelli che stanno intorno a me cosa penseranno. Purtroppo il problema di tanti ragazzi oggi è proprio questo, no? Che vivono più per una maschera che per il sogno che desiderano, no? E a volte le maschere rischiano di coprire anche i sogni. Per cui davvero dico ai ragazzi, con fedeltà e con impegno inseguite i vostri sogni, andando contro tutto e tutti, perché la vita è una, non possiamo stare lì a preoccuparci se sbagliamo, se facciamo bene. Seguiamo quello che portiamo nel cuore, poi il Signore ci indicherà attraverso il nostro cammino qual è la via più giusta. Che bello, fa venire voglia, anche perché difficoltà, dubbi, paure, insomma, si hanno in tutte le vocazioni, tutte le chiamate, anche una mamma, un papà possono averle durante il loro cammino. Don Giovanni, invitiamo un po' i giovani che sono così, stanno per decidere cosa fare nella loro vita e magari tra le loro scelte c'è anche questa opzione. Scusami, no. Dillo tu. Ok. Riprendo un po' la parola che diceva anche il Papa, e secondo me per chi è in scelta, chi è che sta vivendo anche questo momento di decisione, è una cosa importante il sogno, perché il Signore ha il sogno per ognuno di noi, basta solo mettersi in ascolto della voce giusta e vedere che poi tutto verrà da sé. E quindi lasciamo agire i sogni dentro di noi, perché quando più ci mettiamo in ascolto dei nostri sogni e ci mettiamo in ascolto del sogno di Dio che ha per ognuno di noi, allora quel cammino, anche con le difficoltà, sarà veramente bello. Grande, 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 grande. Allora, grazie a Don Pasquale, a Don Giovanni per averci accolto qui, e grazie anche per quello che fate in aiuto dei nostri giovani. Grazie Francesco, grazie Michele, in bocca al lupo. Noi dal seminario di Manfredonia, dai tetti del seminario di Manfredonia, vi reserviamo la linea. Grazie. Grazie, grazie Anna Maria, grazie ai tuoi ospiti, che bello questo intrecciarsi di storie, di volti, di persone che...